Bentornati a Football Benchmark e bentornato naturalmente anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Andrea. Ciao Luca, buonasera. Oggi ci concentriamo sui ricavi commerciali dei club europei perché in un anno di pandemia chiaramente il risvolto più importante a livello economico, al di là del fattore stadio, è chiaramente sui rapporti commerciali che le squadre più importanti hanno sotto questo versante. Tanto per inquadrare la situazione, ci avete consegnato la grafica sui top 8 club, quindi gli 8 club più importanti per ricavi commerciali nella scorsa stagione. Non c'è neanche un'italiana. No, purtroppo non c'è neanche un'italiana, anche se la Juventus è subito fuori al nono posto con 185 milioni di euro di ricavi. Vediamo che abbiamo 4 inglesi, le due grandi spagnole, il Bayern Monaco che è primo in questa classifica e che genera il 57% dei ricavi operativi appunto dai ricavi commerciali, che è una cifra veramente stratosferica, come del resto il PSG che è la francese appunto presente in questa classifica. Intanto sono presenti 4 di Premier su 8, già questo è significativo. 4 inglesi in questa classifica. Vediamo anche una cosa interessante, che le due spagnole sono praticamente appaiate, hanno esattamente direi lo stesso valore, ma mentre il Real Madrid è riuscito leggermente a migliorare i ricavi commerciali nell'ultima stagione, il Barcellona ha avuto un decremento del 10%, che si spiega con l'impatto del turismo in Spagna, che ha portato chiaramente a una grossissima perdita dei ricavi dallo Stadium Tour e dal museo, che rimane una certo. delle attrazioni più visitate di tutta la Spagna, tra parentesi. Certo, come direi immagino che la contrazione del PSG sia dovuta soprattutto alle porte chiuse. Cioè il fatto che il campionato sia proprio sospeso, non a porte chiuse, perdonami, è stato proprio interrotto. Esattamente, hai aggiunto quello che appunto stavo per dire. Però nonostante questo il PSG ha il 57% dei ricavi appunto che derivano dalle attività commerciali. Tu parli di percentuali sul fatturato intero di una squadra, che credo sia il focus fondamentalmente, no? Una buona società sì. deve dipendere il meno possibile dalla questione sportiva, ma il più possibile dalla questione commerciale. Quindi più un club è solido, più è importante la parte commerciale di ricavo che ha. Qui avete preso in considerazione come KPMG gli ultimi 10 anni di composizione del fatturato, le tre grandi aree di cui parliamo spesso, no? I ricavi da stadio, i ricavi televisivi e i ricavi commerciali. Intanto mi verrebbe da dire, guardando questo grafico, che il punto di svolta è stata la stagione 2011-2012. Qui parliamo di aggregato, dei top 10 club, quindi top 10 club più importanti d'Europa. Intanto nella stagione 2011-2012 c'è stato il sorpasso, cioè i ricavi commerciali hanno superato i ricavi televisivi. Nell'ultimo anno c'è stato un ulteriore distanziamento, dovuto a cosa però, Andrea? Allora, l'ultimo anno in un certo senso presenta una distorsione notevole, perché c'è stato praticamente un posticipo della stagione e di conseguenza mentre i ricavi commerciali sono stati pienamente riconosciuti nella stagione 18-19, nella stagione 19-20 i ricavi derivanti dalle televisioni sono stati posticipati a quella successiva. Io ritengo questa slide una grafica fondamentale per capire cosa è successo nel calcio negli ultimi 10 anni e in un certo senso il fenomeno della globalizzazione dei grandi brand calcistici a livello mondiale. Parliamo dei 10 club più importanti d'Europa e direi del mondo, e vediamo appunto come i ricavi commerciali siano passati da un valore del 30% 10 anni fa a un peso del 44% prima della pandemia. È interessante anche vedere, Luca, come i ricavi da stadio certo. siano praticamente diminuiti di 9 punti percentuali, dal 25% al 16%. C'è comunque ovviamente nei ricavi da stadio un limite fisiologico derivante dalla capacità dello stadio medesimo e dei prezzi, che non possono essere aumentati all'infinito. A dismisura, però certo. il messaggio fondamentale è che i ricavi commerciali sono la chiave per accrescere i ricavi e attività di un grosso dei grossi club.
Allora andiamo a vedere, perché per ricavi commerciali cosa si intende principalmente. La parte più importante è la maglietta, no? Quindi il valore di maglia, sponsor tecnico e lo sponsor main sponsor, come si chiama in gergo. Queste sono le 8 squadre più importanti a livello europeo, abbiamo aggiunto anche la Juventus. Per i ricavi da maglia, la parte del Leone la recita il Real Madrid con 190 milioni di euro all'anno ricavati dalla maglietta, quindi ripeto, sponsor tecnico Adidas, Nike, Puma, eccetera eccetera, e il main sponsor, fino ad arrivare alla Juventus che, come dicevamo anche nelle settimane precedenti, anche con l'arrivo di Cristiano Ronaldo è riuscita a rimanere nella top 10. Sì, diciamo che la Juventus rientra in questa classifica delle migliori otto ed è a pari con il Bayern Monaco. La classifica è molto simile alla prima grafica che appunto abbiamo visto: c'è la Juventus al posto del Bayern Monaco e c'è l'Arsenal al posto del Liverpool. Certo. Possiamo vedere che il valore della sponsorizzazione di maglia data da Emirates e Adidas del Real Madrid è più del doppio del valore rispetto del valore della Juventus. È anche interessante vedere che abbiamo tre compagnie aeree che sono sponsor di maglia, anzi i due, di cui però la Emirates appunto sponsorizza sia l'Arsenal che il Real. Andrea, è curioso vedere che Real Madrid e Arsenal hanno la stessa maglietta, fondamentalmente cambiano i colori, ma la fornitura tecnica e il main sponsor è lo stesso. Sì, è interessante anche vedere poi, Luca, che abbiamo Adidas e Nike che sponsorizzano, certo, 7 di queste 8 squadre, e l'unica che non è sponsorizzata da queste due, appunto, Manchester City, che è sponsorizzato da Puma, che ha un accordo per tutte le squadre del gruppo del City Football Group. Abbiamo visto le 8 europee, andiamo a vedere anche le 8 italiane, perché i numeri sono completamente diversi. Chiaramente la Juventus è prima, essendo nella top 8 europea. La seconda è l'Inter, che però ha il contratto in scadenza con Pirelli proprio in questa stagione qua. C'è anche la Roma. La sorpresa, mi verrebbe da dire, è il Sassuolo. Sì, il Sassuolo, se guardiamo la sponsorizzazione di maglia, è in un certo senso una parte correlata, perché appunto è il gruppo Mapei che è lo stesso, certo, proprietario della società, e forse c'è una distorsione perché diciamo che è la seconda della Serie A ed è in un certo senso una cosa forse non interamente realistica. È la stessa cosa anche per la Fiorentina, anche se la sponsorizzazione di Mediacom, che appartiene appunto a Commisto, è molto più realistica. Direi che un altro valore interessante è appunto vedere come la sponsorizzazione della Juventus rispetto a quella dell'Inter, quando si considera Pirelli, che andrà in scadenza a giugno, e Nike è più del triplo. Altra cosa interessante è anche il fatto che la Lazio non ha uno sponsor di maglia e di conseguenza è fuori da questa classifica. Abbiamo parlato di Pirelli in scadenza, non è l'unico contratto in scadenza, qui sarà curioso vedere poi come ci si comporterà in seguito, cioè se si troverà uno sponsor allo stesso prezzo, a un prezzo superiore o un prezzo inferiore. Questi che abbiamo in grafica sono gli sponsor in scadenza, forse questa è quella successiva, se non sbaglio. No, questa, scusate, ho sbagliato io. Può succedere, è corretta. Gli sponsor in scadenza 2021. Allora, Manchester City ha in scadenza un contratto da 67 milioni di euro di un automotive, quindi di un'auto, che è un settore, poi lo vedremo, sicuramente fra i più in difficoltà durante questo periodo di pandemia, fino ad arrivare a Pirelli, che più o meno fa parte anche della stessa famiglia. Ci sono già delle indiscrezioni rispetto a potenziali rinnovi o cambiamenti, Andrea, su questo tipo di accordi? Allora, ci sono 462 milioni di euro che vanno in scadenza a giugno 2021. Diciamo che i ricavi commerciali hanno tenuto durante la pandemia, perché di solito sono degli accordi a lungo termine. Il primo test l'abbiamo avuto con il Manchester United, Luca, non con il Manchester City, che ha appena rinnovato è scaduto l'accordo con Chevrolet da 77 milioni e ha firmato un quinquennale con una società tedesca di software a 55 milioni, quindi con una riduzione del 18% rispetto alla precedente sponsorizzazione. La Juventus si è già accordata con Jeep e passerà a 45 milioni. Accor
è stato molto sfortunato. Ha firmato poco prima della pandemia la sponsorizzazione, è partita a giugno 2019. Bisognerà vedere cosa succederà ora che va in scadenza, anche perché il settore turistico è stato molto impattato. Direi una cosa su Pirelli: si parla di una aspettativa di sponsorizzazione dell'Inter di circa 20 milioni, che direi che è realistica considerando il valore commerciale della squadra e le ultime performance sportive. Andrea, velocemente, l'ultima fotografia che ci avete regalato voi di KPMG riguarda i settori per valore della sponsorizzazione delle maglie nel Big Five, quindi i contratti in essere da dove arrivano, cioè da quale tipo di compagnie. Tre fra questi settori sono quelli più colpiti dalla pandemia. I primi due, compagnie aeree e automobili, e poi il turismo. Poco fa ci hai parlato di Accor, la linea di alberghi che ha sponsorizzato il Paris Saint-Germain. C'è un settore scommesse che ancora in UK è valido e si sta cercando di capire in questi giorni se ci sarà un ban oppure meno. Questa fotografia, secondo te, per la tua previsione, può essere fra virgolette preoccupante per le sponsorizzazioni future nel mondo del calcio? Direi di sì, perché tre grandi compagnie aeree, Etihad, Emirates e Qatar Airways, che praticamente sono in testa a questa classifica come settore merceologico, sono state impattate enormemente dalla pandemia. Quindi quando ci sarà se raggiungerà la scadenza di questi contratti, probabilmente vedremo delle riduzioni. Stessa cosa per il settore automobilistico, e l'abbiamo visto con il caso di Chevrolet del Manchester, certo, United. Però qualcosa di positivo per quanto riguarda l'e-commerce: c'è una crescita, di conseguenza le sponsorizzazioni nel settore retail, e l'abbiamo visto con l'arrivo di Cazoo all'Aston Villa, all'Everton, Rakuten, che è una società di e-commerce giapponese, sponsor del Barcellona, ne hanno beneficiato in un certo senso dalla pandemia. Andrea, siamo in scadenza anche noi, ma te ti rinnoveremo sicuramente la presenza a Football Benchmark. L'appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Grazie Andrea, grazie a tutti. Grazie Luca, ciao.